Ciao ragazzi, eccoci qua con la seconda puntata di Temptation Island. In questa puntata commentiamo la coppia Nunzia e Arcangelo. Li avevamo lasciati con le lacrime e disperazione di Nunzia, che alla fine della prima puntata chiede il falò di confronto immediato. Lei piange, lui se la ride e si diverte tanto, e lei lo definisce un pagliaccio. Vi riassumo brevemente chi sono e perché Nunzia vuole subito confrontarsi col fidanzato. Nunzia e Arcangelo sono fidanzati da 13 anni, lei ha 26 anni e lui 28 anni. In pratica si sono fidanzati in giovanissima età. I miei complimenti, queste coppie ormai sono rare a mio avviso, in pratica sono cresciuti insieme. Infatti lei vorrebbe mettere su famiglia, ma lui ancora non ne vuol sapere. Il suo motto è: la vita è solo una e va goduta. Al villaggio lui pensa solo a divertirsi e non parla mai della sua fidanzata. Diciamo che è proprio lui ad animare le feste. Invece Nunzia non sta vivendo spensierata questa vicenda e viene chiamata diverse volte nel pinnetto per vedere come si comporta il suo fidanzato quando lei non lo controlla. Lei, da quello che ha visto, afferma che ha sbagliato tutto nella vita e che uno così non lo vuole, anche perché non lo riconosce più. Lui non vuole ancora crearsi una famiglia, altrimenti poi non può fare più il libertino, e afferma che ancora non è pronto ad avere una moglie e dei figli, perché il suo divertimento finirà. Lei, durante il falò, prende consapevolezza del tipo di ragazzo che ha al suo fianco. Non riconosce più Arcangelo e, disperata, chiede il confronto immediato. Ed ecco il colpo di scena. L'evento inaspettato, così come dice Filippo. Lei vede un video dove lui pensa di non essere ripreso dalle telecamere, dove bacia la singolo Sonia. Ed è qui la prova che aspettava Nunzia. Ci siamo, arriva il momento del falò e lui non vuole proprio confrontarsi. Alla domanda di Nunzia: ma cosa hai fatto? Lui risponde: io non ho fatto nulla di male. E lei invece ribadisce: tu mi hai tradito. Lui afferma che ha scherzato, non ha fatto nulla di male e non è pronto a lasciare questa esperienza. Lui è molto arrabbiato, lei molto schifata, addirittura la rimprovera perché si sente accusato e ribadisce di aver ancora una volta scherzato. Nunzia allora le fa vedere il video del bacio ed ecco che lui impallidisce, per un momento rimane senza parole. E poi, tutto all'improvviso, non sa a cosa aggrapparsi. Però non si giustifica affatto, anzi l'aggredisce verbalmente. Adesso è lui che vuole lasciarla, come si dice dalle mie parti, cornuta e mazziata. Ci rendiamo conto? Lei comunque sempre più delusa. Alla domanda di Filippo: esci da sola o con Arcangelo? Senza alcuna esitazione dice: da sola. Ovviamente lui la stessa cosa. Per un momento pensavo che le parti si stessero ribaltando e che lei addirittura lo volesse perdonare. Amare sì, ma a tutto c'è un limite. 13 anni di storia buttate, così proprio come ha affermato Nunzia. Cosa ne pensate? Commentate qui sotto. Vi aspetto in tanti e se il canale vi piace iscrivetevi e lasciate un bel mi piace. Bye bye!